Benvenuti al corso di WordPress, la guida base completa allo sviluppo. Nella sezione dedicata alle sidebar andremo ad analizzare cosa siano, anche se in realtà spesso le vediamo nella maggior parte dei siti web, ovvero quella porzione di codice o di contenuti situati molto spesso ai lati, a sinistra o a destra o a entrambi i lati del nostro sito web, dove riportiamo delle informazioni aggiuntive inerenti al contesto del sito web su cui stiamo lavorando o che stiamo visitando. WordPress gestisce le sidebar in due modi differenti. Abbiamo le sidebar dinamiche, le sidebar statiche. All'interno di questa sezione analizzeremo le differenze tra questi due tipi di costruzione di sidebar, analizzeremo le differenze fra questi due tipi appena elencati e andremo ad analizzare in che modo più sidebar dinamiche possono essere inserite in una statica. Andremo poi a creare dei template specifici dove all'interno inseriremo dei layout grafici con o senza sidebar e poi nelle ultime tre lezioni analizzeremo un progetto custom dove creeremo un layout specifico mettendo in pratica tutto quello appreso nelle lezioni precedenti. Vi lascio dunque alla prima lezione introduttiva di questa sezione. Vi ricordo che per qualunque problema o domanda potete scrivere nella sezione apposita dedicata, sarò felice di rispondervi.